mandi per cortesia Angelo quella musica là? Vediamo gli appuntamenti di questa puntata.
mandati, anzi l'hanno pure fatti già vedere, sa. Vabbè, ma me, se siamo in diretta, mi stai a... Oh, ma è imbruttito però. No, ma Anton, vabbè, comunque, cioè, sai che c'è? Tanto, cioè, volevo continuare con Trevisani, la seconda parte, che... Come con Trevisani? Tanto è uguale, ci stai o non ci stai, come sanno tutte la stessa cosa, quindi che se no chiama la pubblicità e... Vabbè, allora fermiamoci un attimo con la pubblicità. Mandiamo la pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco con il campionato inglese anche. Solamente così e ci diamo le martellate da vent'anni su questa cosa in Italia, se ne dà. E poi il gioco
campionati, ma le giovanili servono a portare dei giocatori nelle prime squadre e quindi anche in prima squadra nella nazionale, che si possa incominciare un discorso serio con le scuole, tutti i campi da calcetto che sono uguali dal mattina, perché non si utilizzano per le scuole? Perché i miei figli per esempio devono avere delle scuole che non hanno delle strutture adeguate per riuscire a fare sport in maniera seria? L'Inghilterra ha investito miliardi in questo, miliardi, prima e dopo le Olimpiadi. Fai da scuola, ti indirizzano in uno sport, utilizzano delle strutture che già ci sanno e utilizzando quelle strutture trovano dei giovani che poi vadano avanti. Ma è importante avere delle idee nuove che siano fuori dalle idee di una politica antica e vecchia. Ma il paese ha dato dei segnali importanti. Ma è possibile che il calcio deve ancora vivere nel Valhalla, cioè in un mondo che non esiste? Nell'iperuranio vivono, ma non è possibile. Suoli a cercare i giocatori, dobbiamo andare nel sud Italia, dobbiamo andare nel Veneto che ne ha prodotti tantissimi. Noi eravamo dei grandissimi produttori di calciatori. Poi magari adesso non ci scandalizziamo se vanno all'estero. La Francia per ricostruirsi ha mandato all'estero tutti i giocatori più importanti, ma andiamoli a cercare lì. Per esempio, perché i giocatori italiani vengono sottovalutati rispetto ai giocatori stranieri? Qual è il motivo? Non abbiamo più giocatori di qualità secondo voi in Italia? Improvvisamente ci siamo dimenticati come si gioca a pallone? Improvvisamente no, per esempio nelle scuole calcio secondo voi insegnano come insegnavano a Billy Costa Curta come si tiene l'uomo, come si marca? No, nelle scuole calcio fanno: sei grosso ti metto dentro, sei piccolo, ma lo vediamo, chiunque ha dei figli lo vede, sei grosso giochi con quelli bravi, sei piccolo giochi con quelli non bravi, perché quello grosso mi dà più speranze di vincere i piccoli campionati, di fare carriera come allenatore. Vedete, è il sistema che non funziona, non sono le singole cose, è il sistema che non funziona più, e o lo cambiamo adesso oppure prepariamoci ad avere altri 10 anni come gli ultimi 8.